Sì! Una grande partita, ragazzi! Una splendida partita! Belli, vieni qua, cosa fate? Mi sono piaciute. Bravi, sono bravi ragazzi, davvero. Sono abbiamo sofferto la storia. Sofferto, però comunque sia. Tre punti. Bene. Li hai fatti tu? Che gli hai fatti? Mettiamo come invento in scarsella, dicono. Grazie, dice Rebecca. Punto! Li mettiamo dentro in tasca e ci teniamo noi. Grazie, ok. Perché questi tre punti qua valgono tantissimo, vai. Fine anno. Che belli che sono. Che goduria. No, tutto rispetto per essere di Verona che mi dà da mangiare, quindi comunque. Ho sempre detto. Con tutto rispetto per Verona che mi dà da mangiare, comunque sia massimo rispetto per Verona, poi questi stronzi qua arrivano da Milano. Dai ragazzi! Andiamo! Allora, com'è andata la partita? Ditemi voi. Allora, noi eravamo allo stadio e i ragazzi hanno faticato un pochettino. Sì. Però alla fine si sentiva profumo di gol. Sì. E alla fine Sandro l'ha messa così col piattone, no? 1-2, che goduria, alla goduria, fine, meglio così, 1-2! Sono partiti seggiolini. Ma Sandro, dire. Scusami, Sandro è quello lì, faccia un bravo ragazzo. Sì. Sembra un po', sì, quello lì. Non è quello di Lodi? Quello di Lodi? Non è quello con il naso lungo, quello di Lodi, bravo ragazzo, quello lì è? Sì, ok. Quando segna Sandro a Verona, sempre una cosa. Viene giù, li purga sempre. È loro l'incubo. Minchia, abbiamo fatto un gol. Pim, pum, pan, tre gaine, tre fasan. Cioè, proprio, se in caso, siamo andati in porta, proprio. Sembrava di così, essere, tac. No, tac. Proprio, pim, pum, pan, tre gaine. Ma proprio arriva lì tranquillo e poi cazzo, l'esultanza dell'anno scorso quando è arrivato e cos'è che faceva come l'ha fatta quest'anno che non l'ho visto io. Ero troppo impegnato comunque sia a vedere comunque sia l'esultanza dell'anno scorso. Mamma mia, cioè Sandro, quale lo so io. Mamma mia, che bello Sandro, non aveva la faccia qua. Teo? Sì, c'è. Tanto comunque se la faccio un domani ce l'ha sempre Sandro, perché sì, Sandro è un cazzuto milanista di quelli di altri tempi, proprio, sì, è vero. Tipo Zanetti, tipo Bergamo, tipo Maldini, tipo Del Piero, cioè Sandro è uno di quelli che veramente ci avrà sempre incollata qua la fascia del Milan, vero. Punto, cazzi. Non ce n'è di cazzi. Sangue rosso nero, comunque. Allora, col Verona non era facile oggi, perché anche comunque si è chiamato allenatore. Bocchetti. Ha preso Bocchetti, napoletano, che poi mi facciamo ridere qua, cioè, al bar qua mi facciamo morire. Terroni di merda, terroni di qua, terroni di là, e poi alla fine Bocchetti che è napoletano. No! No, mi facevano morire, perché veramente. Cioè, a un certo punto volevo dire, ragazzi... Cioè, l'attore che è stato nel Napoli per tanto tempo. Ma che cazzo! Non ho detto niente perché c'ho il barbo, dire, cazzo ragazzi, no. Cioè, conteniamoci un attimo, un momentino, dai, cazzo. Ma poi Bocchetti sa qualcosa di cazzo, no? Ma cazzo che... Cioè, Bocchetti che è stato centrale del Napoli veramente per tanti anni. Scarso però, sì, dai. Scarsuccio, però sì. Comunque sia. Ti viene comunque sia... Cazzo, ne dicevano di tutti i colori. Io sto zitto perché comunque sia è il mio bar, comunque, quindi comunque sia devi comunque, giustamente, l'avrei detto, ragazzi, no, a parte che sono anch'io comunque sia di giù, comunque vabbè, dai, vabbè, comunque sia va bene, va bene così, dai. Comunque, tre punti d'oro. Eccoli qua. Tre punti d'oro. Che li abbiamo messi in scarsella, come dicono qua.
proprio profumati, le stirati? Le ho stirati. No, ok, no, l'importante è che sono... Bene, ero tu quella cenera per mettere... Tre punti. No, anche perché adesso viene... Bene, comunque sia il mondiale che noi ci teniamo tanto questo... Mamma mia. Io direi povera Rai che ha speso tutti questi soldi per farcelo vedere, cioè, non ci siamo. Certo, ma che altro c'è il mondiale? Che è un conto già della nazionale, non ce ne frega un cazzo. Ovviamente. è in più. Ma è merda. Cioè, non devi neanche. Cioè, almeno ci sono. Vedi l'Italia, comunque sia, vedi qualcosa. Non devi dire neanche quella! Cioè, cazzo, cioè, veramente. Cioè, cazzo, è una cosa che per 50 giorni il campionato, ciao bello, cioè, diventi un cazzo completamente. E quando mi dicono, no, RASTA! Tu sei sempre contro le nazionali! No, non è quello che io semplicemente vedo... Scusa, riconosci? Riconosci? Sì. Riconosci? Questa maglietta penso che vale tantissimo. Esatto. Ma riconosci? No, ma riconosci, scusa, riconosci? Scusa, Colombo! Che bello. Cioè, cazzo. Balotelli, la maglia è Balo! Abbiamo di tutto e di più, ci abbiamo qua a casa. Rispetto per Balo, ha fatto un gran gol, hai visto contro... Boom. Se aveva la testa di Inzaghi sarebbe stato un fenomeno. Il problema è che non c'è la testa di Inzaghi perché è un coglione. Quindi comunque sia, vabbè, cioè, è vero. No, tecnicamente è fortissimo. No, assolutamente. Però non c'è la testa di Inzaghi. No, no. Grazie, se avesse la testa di Inzaghi, di Simeone, quella gente lì, sti cazzi. Comunque, la squadra l'ho vista molto bene, molto bene. Non ti sei tutto frizzantino? Cioè, non ti sei molto buono. Ma io gli ho dato allo stadio, ho fatto tanti di quei così. Non so voi, ma mi sento tutto frizzantino. Frizzantino, rasta. Non ti senti questa cosa qua? Ma io sento le tasche pesanti, rasta. Sono tre punti, mi salgo oggi. Cioè, non ce l'hai, non sono qua. L'hai stirati. Ah, li ho stirati. No, li ho stirati. Fai serio, che siamo qua in diretta. Siamo in diretta. I tre punti devono essere seri. Stirati e in tasca. No, comunque veramente bello come i ragazzi. Ah, io sono contento che hai giocato da lì oggi, rasta, finalmente. L'abbiamo visto. No, anche perché secondo me in questo momento qua Diaz lo spostiamo a destra. Ok, perché sicuramente meglio se di Messias. Sì, chiedi. Vabbè, a parte che Alex adesso comunque si è fatto male. Lo rivedremo fra tanto tempo. Tre mesi, sì. Però lui, se parte da destra, gli togliamo quella cosa che è il numero 10. No, numero 7. Parte da destra tranquillamente e fa il suo, perché gioca sia di destra che di sinistra, come ho sempre detto nei video, cazzo, ok? Quindi ti punta, ma da una parte o dall'altra, e comunque ti crea... Taglia sempre dentro poi, visto? Ovviamente sì, ok? Ovviamente sì. Quindi comunque ti toglie quella cosa di numero 10, cos'è? No, il nostro numero 7 è Brian Diaz, punto. Adri, secondo me, merita di giocare, ok? Non è che abbiamo fatto... stasera chissà che cazzo abbia fatto, però comunque sia diamo anche lo spazio a lui, comunque sia, ok? Il Deca o tira fuori i coglioni, non giochi le bruge, figlio mio, scuotami bene, non giochi le bruge, con tutto rispetto, figlio mio, non giochi. Scusami, giochi nel Milan. Che quest'anno sei venuto a puttane, sei venuto? Sono venuto qua a droga, puttane, cose, a locali. No, scusami, figlio mio. Sei venuto qua giustamente a giocare nel Milan, quindi voglio il cazzo duro. Sì, è vero. No, quando mi hanno detto cazzo, sembra cacà. Aspetta un attimo. Non bestemmiare, secondo me siamo in diretta. Gioca cattivo, perché quando giochi facilmente, cattivamente, le cose difficili poi ti vengono comunque sia semplice, naturalmente. Punto.
però cazzo, se cazzo entri dentro e giochi comunque sia sulle punte, no, sulle punte col cazzo che giochi sulle punte, cioè se nel Milan, porca puttana, devi giocare, caro, a cazzo duro devi giocare, cazzo, sì, dai. Deve essere più cattivo. Essere è più vero o no? Vedo cioè, un po' tante volte sembra che togli il piede. Sì. No? Mi dà quasi fastidio alcune volte. Dico la prima non l'ho detto io, non l'ho detto io. Non l'ho detto io. Io non voglio dire niente, ma l'ha detto lui. Ma è una critica costruttiva, vuol dire che deve impegnarsi di più. No, ma cazzo, ma... È giovane, è giovane. No, ma ti vuol fare come tipo, guarda, vieni qua, amore. Ti vuol fare tipo... Scusi, cosa? Bravo. Ma non giochi in Belgio, santo Dio! Uomo! Club Brugge! Uomo! Per tutto il giochi nel Milan, Che fra l'altro è primo, fra l'altro anche primo. Tutto rispetto per il Brugge. Zero gol subiti, ragazzi. Caso. Mamma tutto, mia. C'è Mignoletti che li sta pigliando tutti. Sì, cazzo, cazzo. Cioè, c'è Mignoletti che tira praticamente un aquilone, praticamente. C'è Mignoletti che tira un aquilone. Ci ha detto al foco. Prende un pallo, l'ultimo pallo che ho visto pigliare Mignoletti. Cazzo, gli ha sparato in faccia, cazzo, la guardate fa. E quindi sì. Comunque io non voglio mancare di rispetto a voi che siete venuti qua a trovarmi tutto. Alzi la mano chi sta godendo. Alla vedere bene Fabio. Ok. Chi sta godendo, scusatemi. Ok. Bene. Spiace. Perché spiace è tutto quanto, Siamo sempre lì, siamo sempre lì. Iniziamo a passare il girone, il secondo, il terzo, così. Iniziamo a passare il girone. Che è importante, l'importante è passare il suo cazzo di girone anche per il livello economico. Poi comunque, tanto tre punti, il Napoli è veramente forte, perché è veramente fortissimo. È veramente fortissimo. Ma noi siamo lì. Siamo lì tranquilli, guardiamo. Ma siamo sopra, è vero, però. Sopra o sotto, ragazzi, siamo pari? No, siamo sotto tre punti. No, noi siamo lì tranquillamente, li guardiamo. Vediamo cosa succede, quello che è. Ragazzi, quando vengo i miei ragazzi qua a trovarmi è veramente una figata. Vi mandiamo alla base. Forza Milan, ragazzi. Ciao ragazzi, grandi raga. Ciao.